Si è conclusa a Milano Fa la cosa giusta, la più grande fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla sua 14ª edizione. 2000 metri quadrati hanno ospitato 700 espositori, divisi in 11 sezioni tematiche e 6 aree speciali. Più di 300 gli appuntamenti, divisi tra incontri, convegni, laboratori per adulti, bambini e ragazzi, degustazioni, dimostrazioni pratiche e letture. Una mostra mercato frequentata da chi ha fatto del biologico e della sostenibilità una filosofia di vita. Nell'anno internazionale del turismo sostenibile, la fiera ha ospitato le regioni italiane più sensibili al viaggiare slow, una sezione sulla mobilità sostenibile, dedicata ai mezzi di trasporto a basso impatto e piattaforme nate per unire produttori e consumatori nel segno di una spesa sostenibile, etica e a chilometri zero. Adesso vediamo come nasce una trottola. Quindi utilizziamo dell'acero in questo caso, ma si possono usare tantissime altre essenze di legno. Lo fissiamo sul tornio in modo tale che non scappi via. E poi utilizzerò questi attrezzi che si chiamano sgorbie, che sono come delle unghie che gratteranno il legno, e quindi il pezzetto di legno girando cambierà forma grazie alla posizione che assumeranno le sgorbie. Guardiamo un po', inizio con uno sgrossatore. Adesso sto tirando via la materia in eccesso, quella che non mi serve per dargli la forma. Poi cambio sgorbia, ne prendo una con un becco un pochino più piccolo e da questa parte farò la punta della trottola. Naturalmente a seconda del tipo di essenza che sto utilizzando o della forma che devo fare, posso impiegarci più o meno tempo e avere bisogno di attrezzi leggermente diversi. Questo 500 è un 500L del 1972, può circolare sulle strade italiane perché è stata omologata e quindi come veicolo elettrico. Noi vediamo, questo è il pacco batterie, Neutron è la prima azienda in Italia accreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dal 2007 sviluppa questo tipo di tecnologia sia per l'elettrificazione dei veicoli sia anche per l'ibridizzazione. Per l'ibridizzazione ancora non c'è il decreto, ma ci stiamo lavorando a livello nazionale per portare avanti anche questa norma. Quello che vedete è un pacco batterie, questa vettura ha un'autonomia NEDC di 120 km, quindi si fanno tranquillamente con una guida oculata 100 km reali. Il motore è nella parte posteriore, viene flangiato al cambio originale, quindi la macchina mantiene tutte le caratteristiche della vettura originale se non appunto nel sistema motopropulsore che viene rimosso completamente. Per fare questo tipo di lavoro basta una settimana. Attualmente la Neutron è l'unica azienda che nella parte appunto engineering trasforma questi veicoli, perché appunto come abbiamo detto prima la rete la stiamo costruendo. La Neutron ha sede anche a Roma, dove c'è la Neutron Italia SRL, che è la divisione commerciale del gruppo e che appunto vende i veicoli in tutta Italia. Questo è Fairphone, che è il primo smartphone modulare anche indistruttibile della storia, ed è uno smartphone dal design particolare. Come potete vedere si può smontare senza l'utilizzo di strumenti esterni molto velocemente, e poi si può cambiare lo schermo in 30 secondi. E questo per quale motivo? Fairphone è un telefono etico. Il fatto della modularità consente di non dover cambiare ogni anno il dispositivo e quindi di creare altri rifiuti elettronici e impatto nel pianeta. Quest'anno lanceremo una nuova fotocamera e quindi consentiremo ai consumatori di rimanere aggiornati con la tecnologia acquistando solo la fotocamera senza dover cambiare tutto il dispositivo. Fairphone è un'impresa sociale, una B Corporation olandese, e lavora su 4 aree di impatto sociale. La prima è l'estrazione dei minerali. Come sapete, il fenomeno dei conflict minerals in Repubblica Democratica del Congo. Noi abbiamo deciso di rimanere in Repubblica Democratica del Congo, mentre altre aziende, per evitare il problema alla radice, se ne sono andate. Il problema è che un terzo del prodotto interno lordo congolese viene dal mining, quindi andando via dal paese le persone non trovano più lavoro e rischiano di cadere nell'arruolarsene con le milizie armate. Fairphone rimane lì lavorando solo con dei supplier cooperativi
ed è stata la prima azienda al mondo ad inserire oro certificato Fairtrade all'interno di un prodotto elettronico. La seconda area sulla quale lavoriamo sono quelle condizioni lavorative degli operai che producono il telefono in Cina. Abbiamo trovato un supplier disposto a instaurare con noi una relazione non solo commerciale, ma anche relazionale. Abbiamo una persona che lavora tutti i giorni nell'azienda, svolgendo una funzione di advocacy e di congiungimento fra i lavoratori e i manager dell'azienda. L'altro progetto è quello di economia circolare. Ogni anno vengono mandati a riciclare, in realtà a morire in Ghana, milioni di smartphone. Quest'anno raccoglieremo 15 tonnellate di vecchi smartphone, che paradosso siamo costretti a rimandare indietro in Europa, dove abbiamo l'infrastruttura necessaria per fare non solo uno smaltimento controllato, ma anche per recuperare e riutilizzare alcune componenti. Qui vedete le nostre nuove cover, sono fatte interamente con plastica riciclata e oltretutto riusciamo a recuperare anche alcuni minerali che riutilizziamo per fare i nostri smartphone.